A basso ci porta nella casa di Damiano Caruso, conosceremo i genitori e la moglie del ciclista che ha conquistato il secondo posto al Giro d'Italia. Vediamo. Davanti alla TV per rivedere il Giro d'Italia e seguire Damiano, rivelazione della Corsa Rosa. Qui a Ragusa, nel salone di casa Caruso, tra coppe e trofei, non si è perso una tappa il gruppo di sostenitori del ciclista ibleo, partito da gregario e dopo il ritiro di Michel Landa, capitano della squadra. Eccolo, mentre taglia il traguardo vincendo la 20ª tappa con una prestazione superlativa. Con la moglie Ornella e i figli Oscar e Greta, di 6 e 1 anno e mezzo, papà Salvo Porizzotto, e dall'85 all'89 nella scorta del giudice Falcone, mamma Carmen e i suoceri Carmelo e Gianna, amici e vicini di casa. È una grossissima soddisfazione. È un'emozione grande che sta vivendo lui e stiamo vivendo tutti noi. Nonno pugile, il padre calciatore, Damiano da bambino aveva iniziato a giocare a calcio, poi a 13 anni la decisione di praticare il ciclismo. In una salita molto dura, per passare da Ragusa inferiore a Ragusa superiore, lo vidi scattare sui pedali e lasciò il gruppo dei compagni dell'allenamento e scattò da solo. Il pomeriggio andai a parlare col direttore sportivo, gli dissi: ma guarda che Damiano è un calciatore. No, mi disse, lei si faccia gli affari suoi che qui c'è del talento. E non si sbagliò, il professore Guarrella non si sbagliò. Salvatore Guarrella, della polisportiva Libertà Sibla, è stato il primo direttore sportivo di Damiano. L'ho messo in bicicletta e poi si è dimostrato abbastanza valido, perché nel corso degli allenamenti chiaramente uno di noi si accorge se è fisicamente, quantomeno, uno è adatto o meno a fare questa attività. Quindi poi ci ha messo la buona volontà, che la sta portando avanti. A 18 anni lo abbiamo mandato in Toscana e ha continuato in Toscana, però sempre avendo nel cuore Ragusa. Tenace e determinato, Damiano è stato campione d'Italia nel 2008 Under 23 nelle top 10 di diversi mondiali di ciclismo e lo scorso anno decimo al Tour de France. È un ragazzo che ha fatto del sacrificio e della motivazione il suo senso di vita. Dopo ogni competizione il rientro a casa qui a Ragusa. Questo è lo studio di Damiano, dove lui qua dentro comunque monta e smonta le sue biciclette, dove lui passa il maggior tempo qui, tra fare anche, è capitato nel periodo del lockdown che hanno fatto le riunioni, le videoconferenze con la squadra, quindi lui stava qui perché almeno qui nessuno lo sente e non veniva disturbato dai bimbi più che altro. Sposati da 8 anni, Ornella e Damiano si conoscono sin dai tempi della scuola. Il sostegno della famiglia secondo me è la cosa più importante, perché se dietro c'è una famiglia stabile che ti aiuta, il ciclista comunque anche a livello mentale è più tranquillo e più rilassato e affronta una gara o un ritiro in maniera diversa, perché comunque sa che a casa c'è sempre l'appoggio di qualcuno. Intanto Ragusa festeggia il suo campione colorando il municipio di rosa.